Eder. Mech. Pallister. Oggi i fari sono puntati su Loris, viste le macchie ematiche scoperte sulla porta antipanico che porta a casa di Duilio e visto che abbiamo scoperto che Loris spesso si fermava a dormire da Duilio. Chiunque abbia agito l'ha fatto con grande ferocia, ben 29 coltellate. Loris in ogni caso nella sua versione salva la nipote quando dice che lei si assenta per 10 minuti. Questo significa che se un giorno lui dovesse risultare colpevole, questo appiglio, questi 10 minuti di assenza la terranno fuori dai guai. Eviteranno che possa essere accusata anche di favoreggiamento, cosa da cui non si salverebbe Manuela, che ha sempre sostenuto che Loris fosse presente con lei, a volte l'ha detto anche un po' maldestramente, favoreggiamento se non altro. E intanto è importantissimo, nemmeno Denti crede più alla loro innocenza. I miei assistiti mi hanno conferito l'incarico per fare un accertamento ben profondo, in primis su quanto accaduto a Giuliano, quindi se è compatibile con quanto accaduto alla povera Pierina. E ovviamente io ho espresso subito le mie modalità di esecuzione, perché lavoro sempre da solo, precisando ai miei indagati che avrei indagato anche su di loro. Questo non sta a significare che loro sono responsabili o meno. Ritengo che non ci sono i criteri di difendibilità, e c'è questa kermesse di pubblicitaria, di presenze televisive e altro che vanno e hanno inficiato molto le mie attività investigative. E ritengo che a tutela anche di quelli che erano fino a pochi minuti fa i miei assistiti, io debba rimettere l'incarico. Quindi mi ritengo un professionista, non voglio far danni, non li vedo i criteri di difendibilità, perché dobbiamo essere obiettivi. A me allora è stata posta una domanda, lo dico espressamente come l'ho già detto in altre trasmissioni televisive: credi nella nostra innocenza? Io ho risposto fermamente no. Qualcuno di voi, dal mio punto di vista, ma dal mio pensiero personale, è responsabile. Quindi vi do la possibilità di dirmi chi di voi è responsabile, per poi arrivare chiaramente a una conclusione, a una trattativa con gli studi legali, come le procedure. Loris o Manuela potrebbero essere venuti a casa sua la sera dell'omicidio? Ma questo non mi ricordo. Mio figlio viene qui delle volte, anche faccio da mangiare così. Viene, mio figlio viene ogni tanto qui, ma io non mi ricordo. Loris viene ogni tanto, mi chiama, mi telefona e basta. La Manuela è una vita che non viene più qui, non mi ricordo niente. Ci hanno portato via delle cose, io dormivo di là, da mio cognato. Qui hanno fatto loro, hai capito? Duilio dormiva da suo cognato. Chissà che anche la sera dell'omicidio dormisse da suo cognato e quindi potrebbe effettivamente non sapere se qualcuno si è introdotto a casa sua. Loris comunque prende dei farmaci, potrebbe anche lui avere dei vuoti di memoria. No, questo lo chiedo a Loris, che io questo qui ho già dei vuoti di memoria io. Pensi un po', io non lo so questo qui. Io alle 10 sono a letto, non ha le chiavi, non ha nessuna chiave. Ed è possibile che qualcuno potrebbe essersi introdotto ed essersi pulito con gli asciugamani o i fazzoletti che hanno repertato gli inquirenti, o ad esempio anche aver preso il cuscino che manca? Non lo so, questo qui, ma scherziamo? Ma mi dite delle cose, guarda. Quindi se Loris è venuto lì resta un mistero, perché non se lo ricorda. Questo non mi ricordo. Questo non me lo ricordo. Sono tutte buffonate queste qui. Non c'entriamo niente noi, non c'entriamo niente. Tracce di sangue han detto che erano anche davanti al mio garage, che io non le ho mai viste. Mi fanno andare proprio in bestia, perché non dei miei figli non ho dubbi, davvero. Dubbi di aver ucciso, ma scherziamo. Devo dire che se stanno recitando, quello più convincente è sicuramente Duilio Bianchi. Se dovessi credere a lui per quello che dice e come lo dice, crederei a lui. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.